Carissimi amici della Povera Anatomia, buona domenica. Oggi sono un po' raffreddato, quindi mi scuserete. E avevo voglia oggi di qualche cosa di agrumato, perché quando inizia a fare un po' freschino mi piace sentire Natale si avvicina, dicembre, e l'odore degli agrumi. Io lo trovo molto invernale. Poi vabbè, è andata anche molto all'estate, però l'odore degli agrumi che si sentono al mercato in periodo invernale. Allora, cosa c'è di meglio che Valdarez Gomez? E quindi useremo il sapone La Barberia di Valdarez Gomez. Però, diciamo, la cosa, il protagonista del giorno è il Leaf Razor, eccolo qua. Il multilama che va alla lame tradizionali della Leaf con tessine vascolabile. L'ho acquistato un po' di tempo fa, non l'ho mai usato in video, credo, non ho i ricordi. Molti me l'hanno chiesto, proviamolo, vediamo come va. Tre lame, ma tre lame tradizionali, quindi tre mezze lame. Paul Silver, usiamo queste qua. Sono molto efficaci, quindi se ne usano due confezioni, due. E si devono spezzare. Allora, lo spirito di questo rasoio è chiaramente la filosofia del multilama, però ecologico, cioè che un rasoio d'acciaio con il simbolo della casa, che con una rotella qua permette al rasoio, vediamo un po', bisogna staccarlo del tutto o meno, stare attenti a non perdere i pezzi qui. Ah no, ok, così. E come vedete di avere più strati, si apre. Allora, con un'attenzione certosina per evitare di tagliarsi, andiamo a recuperare le nostre. Questi sono rasoi sperimentali, no? Sono quelle idee che vengono a qualche ditta e li fraser, insomma. Allora, con le nostre Paul Silver si vanno ad appoggiare. Se non so se si parte dall'alto o dal basso, quello dall'alto. Scusate, ma io non l'ho praticamente mai usato. Si vanno ad appoggiare qua, credo, no? Allora. Attimo di imbarazzo, ma lo supereremo presto. Ok. Ecco, la prima è stata già piazzata, avete visto, si appoggia qua. Chiudiamo il primo strato. Ecco qua che si chiude il primo strato e mettiamo il secondo. Altra lametta, mezza lametta. Nel secondo strato, state attenti qui perché. Non è facilissimo inserire le lame. Ah, ok, adesso ho capito. Secondo strato. In realtà basta solo beccare il senso. Terza lametta. In realtà si può usare anche con una lametta sola, volendo, cioè non è obbligatorio. Scusatemi, ma sono molto raffreddato. Non è obbligatorio usare uno dei tre, però. Noi lo usiamo, andiamo a provarlo, vedere come va questo multilama ecologico con le lame tradizionali. Ecco qua, tre lame montate, chiudiamo e seriamo la rotella che chiude il rasoio, che lo blocca. Eccolo qua. Tre lame pronte per questa barba di 3 giorni. Vediamo come va. Bascula, comunque. Allora, pennello nero ardesia personalizzato con il brand degli amici della Pronatomia.
Pennello cristallo. Ciuffo in tasso Silverti, credo. Allora, bagniamo il viso. Ecco qua, Alvarez Gomez. Sciacquiamo con un po' d'acqua. Il pennello e andiamo a prelevare direttamente la pennello nell'ordesia che è molto pesante ma ben equilibrato. Ciuffo preleva bene il sapone. E beh, per impazzire mi ha aggromato l'Alex Gomez. In questo caso incapsulato nel Nerdesio. Puntiamo in viso. Ciuffo si apre molto bene. D'acqua. Una bella insaponatura. Andiamo con il leaf. Si usa come un multilama, è chiaro. È un multilama. Ma è un multilama, diciamo, voluto, che utilizza lame tradizionali. Ma per il momento, beh, il manico non ha tantissimo grip, però Triple Silver dovrebbero, insomma, fare il loro lavoro.
l'impressione, la prima impressione è che l'Adel è rada, ma che sia poco preciso rispetto a un die. Cioè qui molto morbido questo meccanismo. Allora, ha tolto via tanto, ma non tutto, proprio perché non essendo molto preciso. Ma noi andiamo per l'obliquo. Bene, allora andiamo di obliquo. Ma è abbastanza maneggevole e tra virgolette facile, però perché non l'ho mai usato, se no forse una volta all'inizio quando lo comprai. Vedete la testina che si adatta perfettamente, no? Sì. È un po' il concetto dei modelli multilama, con la differenza dei primi lame di quelle vere, in questo caso col silver. Ecco, adesso diciamo che non c'è più niente, ma io un contrappelo lo faccio, non voglio lasciare nulla al caso, leggero, quindi molto allungato. Allora, direi che basta così. Allora. Grazie.
Abbiamo IBS, ve lo annuncio. Cerchiamo un viso. Allora, la pulita. Allora, adesso cosa ci resta da fare? Ci resta da mettere il dopo barba. Che in questo caso non può che essere l'acqua di colonia concentrata Alvarez Gomez in versione da 300 ml. Qui veramente un'esplosione di agrumi. Fantastico, addirittura inebriante. Allora, conclusioni. Innanzitutto partiamo dal fondo, no? Accoppiata sapone e colonia Alvarez Gomez, eccezionale. È una delle prime che ho scoperto come agrumati e rimane una delle mie preferite, assolutamente. Prezzo tra l'altro molto popolare e un classico probabilmente inarrivabile. Quando si parla di agrumi, il sapone lascia assolutamente un'ottima pelle e la colonia è inebriante veramente. A chi piace la gourmata, insomma, no? Io trovo che per il periodo dicembre, Natale, insomma, gli agrumi siano al massimo. E poi vabbè, è lui, il Lee Fraser, con la mente Paul Silver, scusate, sono storte così. Beh, lo smontiamolo, vediamo come si smonta. Sempre il pirulino. Andiamo ad alzare e a rimuovere. Vedete, l'ho rimosso. Mettiamo in un cimitero della mente. Uno. Secondo strato. Anzi, questo è il primo strato. No, non ci sto capendo più niente, comunque. C'è un attimo lì. Attenzione, ecco, secondo strato. Via la mente. Terzo strato. Eccolo qua. Via la lametta. Lo andiamo a pulire. Come detto, si pulisce abbastanza facilmente. Allora, eccolo qua. Lo asciughiamo un attimo. Allora, che dire, è un multilama, ma è un multilama che utilizza le rame, diciamo, quelle serie, tra virgolette, anche non che non siano serie quelle dei multilama tradizionali, ma sono meno efficaci. Il risultato è stato un BBS, non si può dire nient'altro. È ovvio che il piacere della rasatura, secondo me, si trova meglio con... si va a trovare meglio con, almeno per me, con un normale DE. Questo è un esperimento ben riuscito, funziona bene. Per chi non ha voglia di spaccarsi la testa e imparare a usare il DE, può essere una soluzione
sia ecologica, quella del meno secondo me, ma soprattutto di efficacia, perché comunque usa lame che possono essere di qualsiasi tipo, dalla Federer, alla Kai, Paul Silver, qualsiasi. Con costi di gestione, se vogliamo, comunque limitati, perché è vero che ne usa una e mezza, ma è prevista la possibilità anche di usarne solo una, quindi due mezze rame, o anche solo una. Cioè, le rasoie funzionano lo stesso. Niente, è un'idea, è un esperimento, anche l'architettura del rasoio è particolare, insomma. È un'idea che comunque funziona. Comunque funziona. Va bene, io ho terminato, vi saluto, vi auguro buona domenica e in questo tripudio agrumato che si è creato in questo bagno vi saluto e vi invito a iscrivervi al nostro gruppo pagina Telegram che trovate i riferimenti nella home page di YouTube e ovviamente su YouTube e grazie di tutto il supporto che ci date, insomma, buona domenica e buona barba a tutti. Ah no, ecco. Pennello. Pennello che è veramente fatto bene perché ha questo ciuffo di tasso che è veramente morbido. Vedete che si apre come un fiore proprio. Guardate, che ciuffo. E questo manico di cristallo, un blocco di cristallo in cui è incastonato una parte con il logo personalizzato, in questo caso nostro. E Nero Ardesia l'ha ideato e funziona molto bene perché appunto è pesante, quindi permette anche un controllo, diciamo, efficace. Chiaramente è un bel pezzo, è un pezzo. Non deve cadere solo il cristallo, però un pezzo di gran fattura. Buona domenica a tutti ancora e buona barba a tutti.